Milan degli Ontani si è svolta la seconda edizione del premio Giorgio Ceccarelli, dedicato ai giovani fisarmonicisti. Dopo l'edizione pilota dello scorso anno, sono stati 8 i concorrenti e si sono esibiti sul palco con la loro bellissima fisarmonica. Siamo qui a Pian degli Ontani, questa bellissima manifestazione. Lei è un grande fisarmonicista, cosa ne pensa? Beh, innanzitutto, come puoi vedere tu, è una bellissima iniziativa. Prima perché è volta ai giovani e poi perché è in ricordo di una persona meravigliosa come Giorgio Ceccarelli. Io ho avuto il privilegio di conoscere Giorgio nell'82, perché io nell'82 all'87 venivo in ferie su Alabetone e un pomeriggio andai su Alabetone e lo trovai a suonare, io da appassionato, e lui disponibilissimo, persona meravigliosa, dava consigli. Vedo un campo bellissimo di fisarmoniche. Sì. Raccontaci un po'. Beh, la mia storia nasce a 11 anni che inizio a prendere lezioni di fisarmonica e circa verso i 15 anni comincio a fare concorsi anche nazionali di buon livello, mi sono classificato un paio di volte ai primi posti e poi ho continuato con la professione del musicista fino a circa alla metà oggi, perché ho sempre fatto il musicista, però circa 20 anni fa mi venne questa passione di scoprire all'interno della fisarmonica che cosa c'era. La competizione si è conclusa con la vittoria di Filippone Erika negli Under 14 e di Marzelli Francesco negli Under 18.